Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar del lunedì. Oggi è il giorno 27 marzo e con me dovrebbe già esserci in connessione Enrico Lanati. Benvenuto Enrico. Sì, ciao Luca e buonasera a tutti. Ecco, vedo anche collegata Anna, anche se non vedo l'icona del microfono, quindi evidentemente si sta ancora connettendo. Quindi oggi ospite speciale, appunto, Anna Resti Bontoi, in quanto tra pochi giorni, infatti il 28, no, scusate. Ho sbagliato. Il giorno 29, quindi tra pochissimi giorni, ci sarà il suo corso Guadagnare con il COT Report. Adesso credo che sia solo questione di pochi minuti e si connetta, sentiremo anche la sua voce. Allora, Enrico, mercati finanziari che non ne vogliono sapere di scendere. Oggi una giornata negativa per tutta la giornata sulle borse europee, poi diciamo che l'apertura del mercato americano ha riportato sulle quotazioni verso l'alto, facendo recuperare un po' tutti gli indici di tutto il mondo. Io direi proprio di cominciare dai mercati finanziari, dove possiamo andare a vedere andiamo a vedere, chiudiamo questo e colleghiamo qui. Andiamo proprio a vedere l'S&P 500, dove tu sei un inguaribile ribassista, però la candela che si sta formando proprio in questo momento lascia spazio all'immaginazione di una continuazione al rialzo su questo indice. Tu come la vedi? Sì, tra l'altro io sai che sono un grande ribassista sulle borse da qualche tempo, tuttavia la posizione short che ho aperto la settimana scorsa sul MIB l'ho chiusa oggi a metà giornata perché vedevo proprio che non ne vuol sapere di scendere, quindi ci sono diversi modi insomma, sui quali operare e ovviamente visto che vedo che in questo momento, sebbene la mia idea sia ribassista, non c'è forza verso, diciamo, per propendere a posizioni ribassiste. Di fatto avevo fatto qualche punto e ho preferito liquidare per poi magari posizionarmi nuovamente. Quindi in questo momento la situazione è che i mercati non ne vogliono proprio sapere di scendere. Quindi ogni ritracciamento è buono per riacquistare. Detto questo è un discorso di breve questo che ti faccio. Esatto. Infatti so che tu comunque preferisci entrare short sui picchi di volatilità, quindi in giornate particolarmente volatili, in giornate dove appunto la performance è particolarmente positiva. Dovrebbe essersi collegata anche Anna, dovremmo sentirla. Benvenuta Anna. Vediamo se la sentiamo, l'audio sembra corretto, ma non la sentiamo lo stesso, quindi c'è qualcosa che non va con l'audio di Anna. Vediamo. Strano. Anna, mi senti? Probabilmente Anna ci sente, ma non riesce a parlare. Prova a giocare un po' con il microfono. Bene, 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 bene. Intanto che aspettiamo Anna, con la quale appunto andremo ad approfondire un pochettino anche i temi del suo corso, torniamo sui mercati finanziari. Ecco qua. Oh, adesso sì, ti Scusate, sentiamo, Anna. buonasera a tutti. Scusatemi Benvenuta. tanto. A momenti sento, a momenti il microfono va, scusatemi, buonasera a tutti, benvenuti a tutti, grazie per l'accoglienza. Ti sentivo ma non riuscivo, cioè parlavo ma non si Ho sentiva, immaginato, ho scusate. immaginato. D'altronde, giusto, ti sei appena rifatta il look, quindi da buona donna quale sei, ti fai un po' attendere, dai, È mi vero, sembra il scusate. minimo, mi sembra il minimo, dai, ti perdoniamo, non c'è problema. Grazie. Allora, Anna, niente, stavo appunto dicendo che oltre ad esserti rifatta il look e aver messo una foto nuova nel tuo servizio Premium ospitato da investire.biz, proprio a giorni, il 29 più precisamente, ci sarà il corso Guadagnare con il COT.
che appunto ne approfitto subito per mandare il link a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, così che possano eventualmente valutare di iscriversi. Raccontaci un po' che cosa farai vedere a questo corso. Questo corso molto interessante, al quale abbiamo già avuto diverse adesioni, anche perché appunto ai partecipanti verrà regalato il foglio Excel che include 2 anni di database sulle principali valute. Raccontaci un po' cosa ci farai vedere in questo corso. Bene, anzitutto voglio dire una cosa, voglio dire che ringrazio, vedo nella chat Anandrea che mi dice Anna for President, ti ringrazio, è oltre le mie capacità. Poi, insomma, detto questo, mercoledì 29 abbiamo in programma il COT Report, quindi il corso che parla delle cosiddette mani forti. Si parla tantissimo. Ci sono le mani forti che ci prendono lo stop, ci sono le mani forti che spingono, però poi all'atto pratico bisogna andare a cercare di riprendere i dati veri, che sono quelli che trattano gli argomenti che interessano a noi, che hanno i nostri stessi interessi e che quindi vedono i trend di lungo termine. Il COT Report viene rilasciato dall'agenzia che è il Commitments of Traders Report. Moltissimi lo sanno, moltissimi hanno sentito parlare, in pochi sanno poi all'atto pratico quali dati bisogna raccogliere, come poi agire su questi dati, perché la difficoltà sta anche in questo fatto, e come interpretarli. Tengo a dire che la tendenza di moltissimi traders è quella di lavorare sui time frame brevissimi. Certo. Qualora si facesse questo tipo di trading, il COT Report non è che sia insignificante, è importante perché ci dà comunque l'indirizzo del trend. Perché, scusami Luca, tutti noi siamo bravi, si dice trend is your friend, ma cos'è il trend? Esatto. Come si riesce a individuare il trend? Perché se metto su un orario vedo una cosa, se metto su il settimanale vedo un'altra cosa e se metto 5 minuti un'altra ancora. Per cui, diciamo, i contratti, i numeri veri, quindi non inventati, che questa gente deve dichiarare ogni settimana, che l'Agenzia di Governo degli Stati Uniti, che si occupa della regolamentazione del mercato dei futures e delle opzioni, rilascia ogni venerdì e quindi ci fa vedere i dati rilevati ovviamente il martedì precedente, quindi abbiamo qualche giorno di ritardo, ma abbiamo un trend, capiamo coloro che hanno i nostri stessi interessi da che parte stanno andando. Tengo a dire, scusami se ti prendo questi 2 minuti perché vorrei che fosse Prego, chiaro per prego tutti. Anna, sei l'ospite speciale, quindi hai tutto il tempo che vuoi. Tengo a dire, siccome moltissime volte viene in qualche modo discusso questo fatto, perché conosco dei traders che mi dicono: ma viene rilasciato qualche giorno prima, quindi non mi serve. Non è vero. Perché? Perché le cosiddette mani forti, a me non piace molto questo nome che gli viene dato, ma comunque si chiamano mani forti, non è che lavorino come noi. Cioè, non è che si svegliano la mattina e cercano un'occasione sull'euro-dollaro piuttosto che sull'S&P 500, piuttosto che sull'oro o sul petrolio. Loro hanno dei portafogli che sono long short, di medio-lungo termine, che poi vanno ad aumentare secondo quello che è la loro visione macroeconomica, per cui e le loro posizioni sono quelle che danno un indirizzo di trend molto importante, perché così riusciamo a capire di fondo da che parte sta andando il trend. Quindi non ho più il dubbio che il trend del dollaro sia da una parte piuttosto che da quell'altra. Questo lo Certo. posso sfruttare nel medio termine, ma lo posso sfruttare anche nell'intraday volendo. Perché lo posso sfruttare? Perché se ho un'idea ben precisa, che ne so, che il dollaro si debba
deprezzare piuttosto che apprezzare, compro o vendo supporti a seconda, secondo il tipo di analisi tecnica che sto usando, vado comunque a favore del maggior numero di contratti o comunque di quello che è il quote report. Il mio Certo. metodo è un metodo fatto da me, quindi l'ho Proprietario. sviluppato. Proprietario, non trovavo la parola, va tanto di moda, scusate, proprietario. Allora, Esatto. che ho messo un po' di tempo per lavorarci sopra. Ai partecipanti al corso verrà regalato un foglio Excel con tutti i dati degli ultimi 2 anni e più, quindi oltre 2 anni di dati, aggiornato per tutte le coppie di valute. E gli verrà spiegato come aggiornarlo, come leggerlo, come sfruttarlo. Non verrà insegnata l'analisi tecnica, quindi in questo corso, Certo. perché capisco anche che ogni trader ha un suo metodo che ha acquisito magari con anni di pratica, di studio, quindi non possiamo mescolare le cose. Però si abbina bene ad ogni tipo di analisi tecnica, perché dà soltanto quello che serve, che è capire da che parte stanno loro, che loro, siccome studiano più di noi, li facciamo fare il lavoro duro a loro, che è quello dello studio Giusto. della macroeconomia, di tutto quello che serve, e noi poi cerchiamo di seguirli in questo andamento. Non vorrei dire Esatto. di più anche a favore di chi giustamente si è iscritto al Certo. corso, e quindi dire tutto ora poi si perde il senso Guarda, di. non mi aspettavo sinceramente che ci fossero così tanti iscritti a questo corso, perché in genere quando gli argomenti sono veramente molto interessanti, gli iscritti calano, non so come mai, ma se facessimo un corso con scritto trading sul grafico a 1 minuto, probabilmente avremo il numero massimo di iscritti Ma io lo mai fatti so, ma prima. al di là, scusate, che mi ha scritto Luca, quando attacca a parlare Anna non la fermi neanche con le cannonate, È vero, ok? io oramai ho Ciao perso le Luca. speranze, sto zitto Sì, nell'angolino Luca, quando. infatti io non vengo mai al webinar di lunedì per questo, voglio rispondere a Luca. Sì, mi piace parlare, anche perché guarda, sto tantissime ore qua dentro chiusa da sola che quando attacco a parlare non mi ferma nessuno. Ma detto questo, Luca, permettimi di dirti, è vero che siamo tutti innamorati del trading a 1 minuto. Vorrei che tutti coloro che sono in ascolto facessero una riflessione semplice, ok? Parlo di chi transaziona le valute. Vorrei che facesse nel suo io una riflessione, che è questa: per quale motivo incontriamo tantissime difficoltà nel fare trading di breve, brevissimo termine sul mercato delle valute? È una riflessione. Io nel servizio che curo, il Forex come professione, chi è dentro il servizio lo sa, ne abbiamo parlato diverse volte, cerco, anche loro mi dicono che sono logorroica a volte, in amicizia me lo dicono, però io l'accetto volentieri perché preferisco essere logorroica, però farglielo capire. Abbiamo difficoltà sul mercato delle valute a transazionare time frame di breve e brevissimo perché manca la volatilità. Sul mercato delle valute la volatilità è molto bassa rispetto ad altri mercati, per cui è uno degli elementi che fa sì che il quote report sia uno strumento indispensabile, perché la volatilità si trova sui time frame di medio e lungo termine. Allora si transaziona con più facilità mettendo un attimino di pazienza in più, però avendo gli strumenti giusti e cercando di andare a favore di questi elementi. Non è perché anche a me piacerebbe entrare, svegliarmi, fare un trade su 1 minuto, guadagnare X e poi andare a fare altro. Certo. Purtroppo questo non è possibile per una serie di elementi, di particolarità di questo mercato. Chi lo transaziona ogni giorno questo lo sa. Ho finito, Esatto. mi chiedo Ecco, ora. tra l'altro io ti volevo far vedere a tutti e mandare anche via chat
il link di questo articolo che il nostro carissimo amico Nicola Piasentina ha scritto su di te. E dato che sei l'ospite speciale di oggi, lo volevo leggere con te, perché è un vero e proprio endorsement fatto da Nicola nei tuoi confronti. Io vi invito a leggerlo, questo articolo, perché davvero riesce in poche righe a diciamo descrivere quello che è l'esperienza di una persona, appunto Nicola, che sta seguendo il servizio premium di Anna, perché è un servizio completamente diverso da qualsiasi altro servizio che è presente su investire.biz. E proprio si vede un'altissima professionalità da parte di Anna, che proprio ci tiene a trasformare le persone che la seguono in veri e propri trader. Quindi la parte che mi ha colpito è proprio quella dove appunto Nicola dice che più che un servizio a pagamento è un corso settimanale da portare avanti, un po' come se fosse un corso universitario, un vero e proprio percorso di studi. Quindi ringrazio Nicola, faccio i complimenti a te e a questo punto passiamo a parlare di mercati. So che tu sei più esperta, diciamo, di Forex, quindi andiamo subito a vedere il cambio più importante e più conosciuto di tutti, che è l'euro-dollaro. In questo caso oggi abbiamo un euro-dollaro che è arrivato a toccare un massimo davvero importante in area 0,9 e 0,6, quindi è stata toccata quest'area di massimo davvero importante. Quali sono secondo te gli sviluppi di questo dollaro? Già tempo fa, in uno dei tuoi articoli sul blog che porti avanti su investire.biz, avevi detto che non credevi nella debolezza del dollaro, ed effettivamente poi hai avuto ragione. Come la vedi adesso la situazione su questa valuta? Bene, il dollaro lo sappiamo che è crollato a inizio settimana, praticamente lunedì, perché il mercato ha reagito al fallimento di Trump, cioè Trump non è riuscito a raggiungere i numeri per cui i repubblicani hanno dovuto ritirare il disegno di legge per la riforma sanitaria che doveva sostituire l'Obamacare. I traders che hanno fatto sono ovviamente preoccupati, perché la credibilità di Trump è stata fortemente messa in dubbio. La delusione degli investitori si è trasformata in vendite sul dollaro, con nessun dato in agenda oggi praticamente. Probabilmente, io credo questo, che oggi proprio vedere un'inversione ribassista dell'euro-dollaro resta difficile, però dobbiamo restare sempre molto vigili. Abbiamo visto in apertura dei gap up ieri notte, USDN per esempio, il 110 non era attestato da novembre e oggi ha fatto 110,06 dal novembre del 2016. Ecco, parlando qua dell'euro-dollaro, l'euro-dollaro è stato fortissimo. Notizie migliori del previsto abbiamo visto sull'indice IFO, quindi sulla fiducia delle aziende in Germania, e questa notizia hanno indicato che la crescita nel 2017 è probabile che acceleri sopra il 2%. Tuttavia, io credo che il rally dell'euro è spinto dalle vendite sul dollaro, che hanno accelerato oggi spingendo euro-dollaro a 1,09. Io ieri mi sono divertita facendo un'analisi statistica sull'ultimo mese, l'andamento dell'euro dell'ultimo mese, e avevo visto che oggi o al massimo martedì c'era la probabilità altissima di un'espansione di volatilità. Era improbabile che ci fosse una giornata qualunque, per cui mi sarei aspettata questo, proprio perché venerdì sera abbiamo visto questo fallimento di Trump. Che devo dire? Dico questo, tornando a quello che vedo adesso, dico che è stato violato il massimo di dicembre, che era un massimo che teneva
piuttosto bene in questo Eccolo qua. rally ribassista precedente. Questo non mi piace. Immaginavo là sopra ci fossero grappoli di stop loss, per cui immaginavo che la tendenza fosse di arrivare lì. Però non mi piace molto. Resto della mia idea per adesso, in assenza di altri elementi, di medio-lungo termine non vedo un euro rialzista. Poi, per adesso, il sentiment è fortemente rialzista, devo riconoscerlo. Devo dire che io non ho cavalcato questo movimento. Questo è la verità, l'ho anche detto. Io ero dell'idea che questa forza non ci fosse. Non avesse gli elementi per essere presente, però poi alla luce di quello che è successo con Obamacare e con altre cose che sono successe, in realtà ha recuperato, diciamo, un po' della precedente discesa. Certo, sei un Io po' come la vede Enrico che sta aspettando dei prezzi più alti per mettersi short su sì, euro-dollaro. io In uguale. realtà no, in realtà cioè, la vedo esattamente come Anna, però sto facendo degli altri cambi, nel senso che ho fatto dollaro-yen, avevo un pendente che mi è entrato a 110,40. Quindi comunque in acquisto di dollari, quindi io ho iniziato a comprare dollari questi tra oggi e cioè, sostanzialmente oggi mi è entrato un altro pendente anche a 0,9840 su dollaro franco, quindi al momento io sono long sia di dollaro franco sia di dollaro yen da 110,40 per quanto riguarda il dollaro yen e da 98,40 per quanto riguarda il dollaro franco e secondo me ci sono delle buone opportunità, appunto, come faceva vedere prima Anna sul dollaro yen, siamo in una situazione di minimo da diversi, cioè parecchio in basso rispetto magari a quello che abbiamo visto su euro dollaro e quindi qui forse potrebbe starci tranquillamente una ripartenza o comunque bene o male i prezzi stanno reggendo da questi livelli. Io se dovessi tornare comunque in area 110,70, 110,80 cercherei di ridurre al massimo il rischio, quindi mettendo uno stop in pari per vedere se poi riuscirò a fare quel 100-200 pip in più. Se non dovesse accadere uscirei dalla posizione magari con uno stop in pareggio. Al momento siamo lì, siamo in profitto di 10 pip, quindi vabbè, siamo lì. Certo, Dollaro certo, franco è certo. diverso perché invece col fatto che paga ho usato una size mediamente più piccolina, un'operazione un po' meno speculativa e sto costruendo una posizione, quindi ho stop un po' più larghi con l'idea di magari incrementare un pochettino la posizione. È un trade che voglio mantenere in portafoglio per un po' di tempo, poi ovviamente ci lavoro dentro, magari prendendo qualche target, poi riposizionandomi più in basso, però in maniera abbastanza rilassata. Tu come li vedi, Anna, questi due cambi? La mia idea è che la discesa del dollaro di questi giorni è stata eccessiva, ma eccessiva in termini di svolgimento, perché un movimento così forte, senza ritracciamenti, senza. E da io lo compro, cioè io so come te, Enrico, cioè Quindi sei d'accordo con me? io su Sì. questa roba vado long, non c'è nulla da Così fare. perdiamo tutte e due. Bravo, cioè se perdiamo, perdiamo entrambi. Io su questa roba non mi posso trattenere la mano, mi dispiace, cioè nel senso, io vedo che il dollaro, al di là della speculazione, al di là della sfiducia nei confronti di Trump, al di là di tutti questi eventi che succedono nell'immediato, ha dei fondamentali interessanti. Per cui. Certo, brava, brava Anna, Ma certo. certo, ma scusami, ma il differenziale dei tassi tra euro e dollaro, ma comunque in generale è destinato ad ampliarsi nel medio termine, quindi è normale che gli investitori poi alla lunga, a prescindere da Trump, andranno a investire in valute, cioè in valute, in strumenti denominati in dollari, almeno io la vedo così, non mi sembra una cosa da Appunto. matto. Eh sì. E quindi alla fine da 1,09 a 1,05 ci può andare tranquillamente, non domani, magari ci mette un po',
Ma io la mia visione di lungo termine è che rompa i minimi precedenti, quindi secondo me va anche più in basso. Magari non succede nei prossimi 3 mesi, ma comunque è quella la mia visione. Se euro-dollaro dovesse andare sopra 1,10, io lì cerco di vendere abbastanza allegramente, insomma, cioè Io cercherò di. sono convinto che nel lungo termine vedremo euro-dollaro a 1, quindi in parità. È molto presto, secondo me. Io sono convinto invece, al contrario vostro, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, vedremo un prezzo dell'euro-dollaro ben più alto rispetto ai prezzi attuali. E nella fattispecie, io sono convinto che i prezzi potrebbero arrivare qua, su questa trend line. E io vedo un prezzo dell'euro-dollaro che ritorna in area 1,14. Non Quindi, sei secondo l'unico, me, c'è chi lo vede anche a 1,20, cioè non è per quello. assolutamente. No, no, certo, poi tanto l'importante è aspettarsi un qualcosa e dopodiché operare solamente nel momento in cui ci sono delle conferme. Chiaro, non mi metterei long oggi dopo una sparata così, dopo una volatilità così alta. Infatti l'operazione, come giustamente ci ricordava anche il nostro Riccardo Zago, nei commenti, era stata fatta in area 1,06 il long, e infatti Riccardo poi ci dice che è andato a target a 1,0904, quindi appunto poi chiaramente bisogna sempre fare delle operazioni sensate. Secondo me ci sarà spazio per salire fino qui, appena sotto 1,15, da lì allora mi rimetterei short pensando di cavalcare un trend che potrebbe durare assolutamente fino alla parità. Ecco, quindi da questo punto di vista io la vedo così. Sull'euro Io non un credo. tema. Ah, scusami, vai, vai, vai. Vai, vai, Enrico, No, tranquillo. beh, dico sull'euro il tema adesso probabilmente è legato anche a quello che potrebbe succedere in Francia. Ci sono le elezioni, la Le Pen comunque non ha una posizione particolarmente europeista, e quindi bisognerà vedere anche quali potrebbero essere gli scenari che creeranno volatilità, ma comunque non saranno in grado di impattare sui movimenti di lungo termine. Quindi vedremo delle candele un po' movimentate, ma poi in realtà la direzione è quella corretta nella direzione di un acquisto di dollari. Vai pure, Anna. Sull'euro si è parlato tanto anche sull'aspettativa di un probabile ipotetico rialzo dei tassi di interessi, e questo è stato uno dei momenti principali di questa forza dell'euro-dollaro, che poi è stata alimentata, diciamo, dal fallimento di Trump e da altri elementi. Tuttavia, a me non piace il massimo, come detto, violato il massimo di dicembre, perché per me era un massimo importante, e questo mi dà l'idea che è probabile che quello che abbiamo visto oggi non sia il massimo del movimento rialzista. Tuttavia siamo a 5, non vorrei sbagliarmi, ma 5 settimane, 1, 2, 3, 5 settimane di rialzo, e si viaggia sui massimi. Non abbiamo visto ritracciamenti. Sul 4 ore sono 400 ore che non abbiamo visto un ritracciamento. Scusate, sul Eccolo 4 qua. ore sono forse un po' di meno, comunque sono tantissime ore. Ora stavo cercando di Guarda. capire quante sono. Sono 143 candele da 4 ore più o meno, sono 700 ore che non vediamo un ritracciamento serio. C'è il classico movimento parabolico che poi spesso si conclude con un bel crollo. È entusiasmo, e i mercati hanno punito Trump. Penso che questo massimo, non mi piace per pensare che sia uno swing fallito che possa far riprendere i trend ribassista, ma resto comunque dell'idea che il dollaro da qui in poi andrebbe acquistato. Bene, Ecco, bene, bene, comunque bene, bene. hanno punito Trump, virgola, nel senso che hanno già finito di punirlo Trump, nel senso che anche adesso i mercati, insomma, si ritracciano quelli americani, però voglio dire, cioè, non sta facendo meno 4 l'America in questo momento, quindi No, non. anzi, l'America, ragazzi, cioè guardate qua, a me piace sempre guardare il grafico di Google Finance, perché lo trovo molto, molto semplice, molto intuitivo. Siamo partiti che eravamo
siamo a meno 0,99 sugli indici americani e siamo già a meno 0,25 sull'S&P 500. Cioè, questo è un mercato che veramente neanche con le cannonate. Io prima stavo leggendo Fortune, l'ultimo numero che è arrivato, e il Time, e dicevano: ah, forse Trump ci metterà un po' tanto tempo a fare la riforma sulle tasse che aveva promesso, però questo mercato qui comunque ci crede nel rialzo, cioè qui ci sono talmente tanti soldi su queste borse che continuano veramente, veramente a salire, cioè ogni volta che apre l'America tutti i mercati europei vengono riportati su, insomma qui c'è fiducia, c'è fiducia in questo rialzo, veramente è allucinante perché sale dal 2009, quindi oramai sono quasi 10 anni che le borse salgono e prima o poi lo scossone ci sarà, però per adesso sicuramente mettersi short è sbagliato, se per farlo per posizioni di lungo termine. Se siete d'accordo, andrei a vedere il gold, che è in una situazione davvero molto molto interessante, perché l'abbiamo visto più volte questo strumento ed è successo quello che avevamo tra le nostre possibilità, ovvero un ritorno su questo massimo di fine febbraio. Questo, a mio avviso, potrebbe essere un bellissimo doppio massimo dove incrementare le posizioni short, in quanto sono convinto che da questo momento in poi i prezzi potrebbero effettivamente tornare in direzione di quello che è questo trend principale al ribasso. Anna, tu hai un'idea sull'oro oppure non lo segui? Pronto? Mi Vabbè, senti? sì, adesso sì, adesso sì, perfetto. No, vai e viene. Dicevo che io non seguo moltissimissimo l'oro, però Ok. ovviamente è stato anche questo spinto dal dollaro debole. Io come te sono d'accordo nel senso che potrebbe essere un interessante doppio massimo, oppure uno swing fallito, però in questo momento secondo me ci troviamo su una resistenza importante che è intorno a 1253, 55, insomma più o meno 54, 55, e penso che sia probabile nel medio termine un ritorno verso 1226. Esatto, qua. Cioè, piuttosto non medio, perché ovviamente 1226 non è che sia lontanissimo, però è Certo. il primo punto di supporto che mi piace, dove potrei riprovare un trade long. Però siccome, ripeto, per adesso sto pensando che il dollaro è molto interessante, non ho la visione del gold stra long che non smette di Certo, salire. assolutamente, assolutamente, sono d'accordo. Enrico, tu come la vedi, soprattutto in un'ottica macro, guardando anche un po' quelli che possono essere i tassi di interesse, tutti gli Beh. spostamenti di soldi dovuti a questo divario tra i tassi di interesse in Europa e in America che si amplia? Io la pensavo com la penso come Anna, quindi sono d'accordo che questo movimento al rialzo è dovuto prevalentemente alla debolezza del dollaro. Per quanto riguarda quello che diceva prima Anna sui possibili rialzi dei tassi in Europa, io lo vedo come un chiacchiericcio di quartiere, cioè nel senso non penso che ci sia nulla di vero, nel senso che se ne può iniziare a parlare, ma il rialzo dei tassi in Europa, l'Europa ad oggi è troppo fragile per poterselo permettere, l'Italia avrebbe problemi, insomma, quindi io sono convinto che non è una scelta praticabile nel brevissimo termine, cioè se ne parlerà 2018, ma non a gennaio, ma probabilmente più avanti. Questo almeno è quello che penso io. Per quanto riguarda il gold, invece, molto semplicemente, io su questo avevo ragione. Ti ricordi che eravamo in disaccordo su questo strumento? Io ero Sì. per un rialzo delle quotazioni, ti avevo detto, ah, secondo me fino a 1260. Poi da lì ci può stare un ritracciamento. Ora, è una questione di opportunità, nel senso che
tu puoi fare quello che vuoi quando ti metti a fare trading, puoi fare long di dollaro yen, puoi fare long di dollaro franco o ti puoi mettere short di gold. E bene o male non è che cambi molto, nel senso che bene o male se ci prendi, probabilmente ci prendi su tutti e tre, se sbagli, sbagli su tutti e tre. Quindi se tu mi dici qual è il trade più bello che puoi fare oggi, secondo me ad oggi quello che ho fatto io, ovviamente proprio perché l'ho fatto, ritengo che sia quello più interessante. Quindi ti dico, tra tutto questo io ho fatto long dollaro yen. Long Secondo dollaro me, yen. invece quello più interessante potrebbe essere dollaro franco-svizzero. C'ho anche quello. Quindi quelli che ho Ecco. fatto io. Quindi, Beh, esatto, a questo è livello interessante tecnico, perché dollaro poi franco-svizzero è arrivato proprio in una zona di supporto veramente molto molto importante. Siamo in una zona dove i prezzi hanno già segnato in passato, negli scorsi mesi, tanti massimi e tanti minimi, quindi c'è stato anche questo aumento di volatilità proprio su questo minimo, che spesso e volentieri rappresenta un indizio per la fine di un movimento. Quindi, insomma, davvero questa anche secondo me è una bella opportunità. Su dollaro yen non sono così convinto, perché a livello proprio tecnico vediamo che c'è spazio ancora per un po' di ribasso volendo. Certo, questa candela, questo hammer che si sta disegnando adesso in concomitanza con un livello importantissimo di 110, sicuramente fa gola, ma io credo che possiamo vedere i prezzi ben più in basso. A qualche altra figura io credo che la vedremo in questa direzione. guarda, l'importante secondo me è come si va a gestire poi la posizione, nel senso che se Bravo uno Enrico. comunque, cioè, nel senso io sto cercando, Bravissimo. tu lo sai quello che sto facendo io sugli indici europei, io sono short da 6.000 anni, io, anche E americani, nonostante però. questo stai guadagnando, quindi. Esatto, perché per dire il punto è cercare sempre di andare a ti faccio un esempio, Italia, io mi sono Andiamo a chiuso la vederlo posizione, l'Italia. ti dico cosa ho messo, prendi il grafico il giugno 2017, così ti fai un'idea anche sullo strumento che sto facendo io sto Sì. facendo il future giugno 2017, no? Tu già, giusto per farti capire, io ero entrato short a Allora,19.711. giugno. No, sì, ho messo il 2014. Aspetta, scusa. Allora, un attimo, sono Ita, giugno. No, aspetta, aspetta. Giugno 2017. Eccolo qua. Ok, sì, dovrebbe essere questo qua. Ecco, praticamente ero andato short a 19.700 rotti. Poi a inizio seduta del pomeriggio ho detto, cavolo, però qui non ce n'è di voglia di venire giù. Sai che cosa c'è? Chiudo perché tanto il mercato sta cercando di risalire, no? E ho rimesso un altro ordine più in alto, 19.810 per il momento, no? Quindi un altro ordine in vendita a circa 120 punti, a dove ci troviamo adesso, anche perché si sarebbero allargati gli spread nella sessione pomeriggio, cioè diciamo dopo le 5 e mezza, e quindi avrei preso sicuramente lo stop e perso quel piccolo margine che avevo ancora. Quindi sostanzialmente il problema è che si può guadagnare con un mercato che sale anche quando ci si posiziona short, se si riesce a gestire bene la posizione. Il punto è che poi quando ci sarà il movimento ribassista forte, quindi quando il mercato ti dà torto, se riesci comunque a pareggiare o tendenzialmente a fare un pochettino bene, questo può essere estremamente utile. Poi, quando il mercato invece ti dà ragione, quindi va subito dalla tua parte, allora lì di soldi ne puoi fare parecchi. Ti faccio un esempio: dollaro yen dovesse arrivare a 109,90, dove ho messo lo stop, io esco dalla posizione e probabilmente mi rimetto long a 109 o giù di lì, insomma, punto più, punto meno. Non è che voglio stare proprio a dire tutti i livelli correttamente. A quel punto cercherò di prendere un bel movimento, almeno tre volte il mio stop.
e alla lunga lavorare in questo modo, anche se lavori contro trend, in quel momento in cui ti trovi contro trend, perché poi il trend, se hai ragione nella tua analisi, poi cambia e va nella tua direzione, oppure se stai comprando su un trend che ritieni essere rialzista, ma su un ritracciamento, tendenzialmente quello poi ti paga. E quindi è questo il punto, cioè avere l'esperienza di fare le cose in maniera intelligente. Quindi però non lo dici che qualcuno ti ha comprato a tua insaputa un DAX long proprio al termine di una giornata molto negativa e ci stai guadagnando, eh? Sì, ma ti dirò di più, se tu vai perché, a vedere... Anna, devi sapere, io non so se è una cosa che hai visto, dato che l'ho scritta su Facebook, ma siccome sono convinto che DAX vada a fare nuovi massimi, io senza dire niente, Enrico, dato che ho anche le password del suo conto, gli ho comprato un bel DAX al rialzo e sta guadagnando su questa posizione e non è che l'ha chiuso. Quindi vuol dire che tutto sommato gli piace questa posizione, dove però c'è già lo stop loss in pareggio, quindi siamo assolutamente protetti. Noi facciamo solo trading protetto, non rischiamo. Però insomma, è vero che Enrico è da diverso tempo che prova a prendere degli short e ultimamente va anche bene, perché vediamo che sì, ci sono dei bei picchi verso l'alto, ma ci sono anche le opportunità al ribasso, perché di fatto negli ultimi 2 mesi l'andamento è abbastanza laterale rialzista, se vogliamo dirlo con un termine tecnico. Scusami, no, stavo leggendo una cosa, mi sono distratto. Vedi, Anna, non mi dai mai soddisfazioni, Enrico, niente. No, mi ricordo, Stavo guardando il DAX anch'io, secondo me questo massimo dell'aprile del 2015 è molto probabile che venga violato, sì. perché allora, praticamente il prezzo sta giocando molto vicino, è molto strano ed è normale che ci siano delle reazioni ribassiste in quest'area, perché abbiamo assistito ad una salita infinita, no? Quindi, però proprio in virtù di questa forza così notevole di questa visione dei mercati, è molto probabile che questo massimo venga violato. Io non vedo per adesso quel ribasso così atteso dagli operatori. È vero, siamo troppo vicini, una bella pulita, tra virgolette, spazzolata di questi massimi. Una bella spazzolata sicuramente la fa. Io sono convinto, cara Anna, che queste borse continueranno a salire almeno per tutto il 2018. Quindi, secondo me, allora mi io metto lo dico, long anch'io. Io lo dico. No, Anna, rimaniamo short. Io non sono né long né short, sono proprio flat. Non ce n'ho infatti posizioni. Sono convinto che le mie strategie che sto mettendo in atto anche sui titoli mi porteranno dei begli utili nei prossimi anni, però insomma, certo che fa paura, perché se vediamo il rialzo partito nel 2009 sul DAX, cioè guardate qui di che cosa stiamo parlando, insomma, però mi permetti di dirti una cosa? Certo. Dunque, nella mia esperienza da allieva, che ho fatto formazione con tantissimi traders, anche molto bravi, alcuni veramente bravissimi, le cose che mi furono però ripetute da più sono state riferite all'indice, dicendomi: te non ti sbagli mai, vai sempre long, non fare mai short, vai sempre long, quando crolla un indice te compralo. Fa un buon money management e non ti sbagli mai. Sono d'accordo. Alla luce dei fatti avevano ragione. Se avessi agito a questa maniera negli ultimi assolutamente anni... Assolutamente. Ma Anna, ti dirò di più. Guarda, io ti faccio vedere un titolo che io ho comprato nel 2008, quando le borse facevano meno 50%. Guarda qua. Io nel 2008 ho comprato questo titolo qui, che è Berkshire Hathaway, che è il titolo di Warren Buffett, che è il miglior investitore al mondo. Il titolo da un massimo di 99, questa è l'azione quella dei poveri, quella che vale $167, è l'azione B,
BRKB da 99 era passata a valere 47. Quindi il buon Warren Buffett, Enrico, aiutami tu che sei bravo con i numeri, quanto aveva perso? Tanto. Quasi il 50%, anzi di più del 50%, perché passa praticamente questo titolo da 100 a 47. Ecco, 53% più o meno. Esattamente. Io ho comprato questa azione, che detengo ancora, qui, su questo punto, a circa 57, mi pare, insomma, appena sotto il livello di 60. Ed effettivamente poi si è rivelata una scelta corretta, perché se andiamo a vedere quello che poi è stato fatto, guardate qua, il prezzo adesso è a 167, quindi è stato uno degli investimenti migliori della mia vita, proprio sfruttando questo concetto che di fatto le borse tendenzialmente salgono sempre. Se vediamo questo grafico, vediamo che dal 1997, dove abbiamo l'inizio, è passato da 20 dollari per azione fino ai 167 di adesso. Capito? Quindi assolutamente, cioè sui mercati azionari spesso e volentieri, se si scelgono i titoli corretti, il buy and hold è una delle migliori strategie, tant'è che Warren Buffett, se andiamo a vedere, andiamo a comparare l'indice S&P 500, vediamo che per esempio solamente negli ultimi 10 anni Warren Buffett ha fatto il 140% contro un 60% dell'indice, e se andiamo a mettere il time frame il più lungo possibile partendo dal 1997, vediamo che Warren Buffett ha fatto il 600%, mentre l'indice americano solo, tra virgolette, il 250%. Quindi dal 97, un 10%, no, beh, oddio, poi rimane composto, quindi in realtà un po' di meno, un 7-8% all'anno più o meno, occhio. Warren Buffett o l'S&P 500? L'S&P 500 negli ultimi 10 anni, guarda, l'ho proprio guardato oggi, ha fatto una media del 5% l'anno. Se andiamo a dividere la performance sugli anni. Quindi è una performance di tutto rispetto. Beh, poi comunque c'è da considerare tutta una serie di politiche inflattive differenti che c'erano negli anni precedenti rispetto a questo. Comunque la cosa è sicuramente interessante. Tra l'altro sono d'accordo sul fatto che sia corretto posizionarsi, cioè sono più giorni in cui le borse salgono tendenzialmente. Però una cosa è posizionarsi short sul derivato, e altra cosa è fare stock picking di aziende di qualità. So che tu stai lavorando a questo discorso, e purtroppo quando si va a comprare un indice si compra anche tutto ciò che non di buono c'è all'interno. Chiaro. Bisogna essere efficienti in questo, e quindi insomma questo è quello che dico io. Quindi per molto questo non vi preoccupate titoli, perché tanto a breve uscirà il mio libro e sto cercando di convincere quel tirchio di Enrico a regalarvelo, quindi se riuscirò a convincere Enrico ce l'avrete anche in regalo, quindi dipende, perché qua convincere sarà in vendita quello sicuramente, però io credo che in qualche modo riusciremo a regalarlo anche agli affezionati di investire punto biz, insomma, vedremo. Per adesso diciamo che se ci saranno tanti iscritti al corso di Anna, le probabilità di averlo in regalo aumenteranno, quindi mi raccomando, cominciate a iscrivervi al corso sul COT che ci sarà tra un paio di giorni. Anche volevo perché andare... non lo rifacciamo presto. Cioè No, certo. Non ci sarà la replica presto, e poi costerà di più dopo il live. Bravissima, chi lo volesse acquistare dopo ha un costo maggiore. Esatto, perché come tutti i nostri corsi, chi prende prima paga meno, chi lo prende dopo paga di più, perché essendo robe corsi di valore aumentano di prezzo. Quindi su questo siamo in transizione. Posso dire solo una cosa? Permetti di dire solo una cosa, siccome io, è vero, sono logorroica a volte, siccome quando presento un webinar, un corso, spesso vado oltre i tempi previsti, quindi non so quanto è previsto per questo corso, ma io andrò avanti fino a che avrò spiegato ogni dettaglio,
voglio dire che anche i partecipanti che avranno delle cose che rimangono magari non chiarite bene, in seguito possono tramite voi ovviamente contattarmi e io cercherò di delucidare le questioni rimaste inspiegate o in qualche Certo. modo non chiarite. Questa è la mia disponibilità, c'è stata sempre in seguito ad ogni corso, così come per tutti gli iscritti di Forex come professione, perché anche in quel servizio, cioè, è vero che è un corso che dura un'ora alla settimana, che poi dura un'ora e mezzo sempre, ma al di là di quello, io quando ho pensato a quel servizio, mi sono vista me che ho speso migliaia di euro, scusate, per pagare dei corsi che a volte mi hanno ripagata, altre volte no, ma che Certo. comunque mi ritrovavo spesso che in 8 ore di corso, che avevo pagato carissimo, dovevo imparare una quantità industriale, di assimilare una quantità industriale di informazioni che mi restavano difficili. Per cui ho pensato a un servizio che sia accessibile ai più a un costo veramente ristretto, ridotto per il valore che ha, perché io lo so quanto ci metto in questo lavoro e anche moltissimi di quelli che sono iscritti, vedo, sono stracontenti e seguono un percorso e quindi non ho paura e manco di umiltà in questo caso, ma dico con tutto il cuore che quello che è il materiale che viene dato è materiale di una certa qualità che non si trova facilmente altrove. Non facciamo Certo. solo analisi magari anche a mercati aperti, ogni tanto facciamo anche quello, ma facciamo formazione vera e propria di tutte le sfaccettature del mercato delle valute, perché Certo, uno certo. bisogna che abbia un'idea, altrimenti secondo me si annaspa e siamo tutti bravi nell'analisi tecnica, lo dico sempre. Però se si va al di là di quello, sono anche pochissimi quelli che sanno cos'è un regime nel mercato delle valute, cosa veramente Certo. inaccettabile per chi trada le valute. Esatto. No, no, sono, guarda, d'accordissimo con te e vedo che comunque le tante persone che ti seguono nel tuo servizio stravedono per te. C'è Andrea che dice Anna Santa Subito, poi c'è Nicola Piasentin, dico il cognome perché abbiamo citato prima il suo articolo, dice appunto che Anna sei eccezionale, insomma, Sì, i feedback sono Nicola è davvero. iscritto al servizio dall'inizio. Ecco, mi Esatto. permetto che l'hai citato di raccontare questa persona. Scusami, Nicola, sei in ascolto, ma tu lo sai, oramai siamo diventati amici, io e Nicola. Perché Nicola, quando io l'ho conosciuto, aveva incontrato qualche difficoltà, come capita a tutti noi. Aveva un problema che era quello di avere moltissime informazioni e non saper da che parte riprendersi. Questo ha fatto sì Certo. che lui incontrasse qualche difficoltà. Lui ha sempre seguito bene il servizio, io ho cercato fuori dal servizio di dargli il mio aiuto e piano piano si sta indirizzando verso un percorso suo che è lo scopo di quello che io faccio, non è che qualcuno emuli quello che faccio io, anche perché io spesso posso sbagliare più di un iscritto al servizio. Ok? Mi è successo di avere degli iscritti che mi hanno detto io vado long su questa valuta e io invece andavo short e lui aveva ragione e mi fa piacere perché io l'ho sempre detto, mi fa un piacere enorme. Però Nicola è uno di quelli che veramente mi dà soddisfazione, fa parte di quella categoria di persone iscritte che hanno capito il senso di Certo. raccogliere le informazioni, portarle al proprio favore, fare un proprio percorso, non cercare di emulare o di copiare soltanto, ma sta lavorando al suo piano di trading, sta facendo una serie di passi piano piano che sono sicura che gli daranno delle grandi soddisfazioni. Bene, bene, bene. No, no, ma si vede questo, l'attaccamento delle persone al tuo servizio è davvero molto, molto alto. Io direi di andare a vedere il GBP USD, dato che in tantissimi ce lo chiedono, prima di salutarci, abbiamo sul grafico giornaliero, facciamo una veloce analisi tecnica, una situazione, diciamo,
di fase laterale che dura oramai da ottobre del 2016, quindi abbiamo diversi mesi di fase laterale. Personalmente ritengo che da questi prezzi siano questi prezzi siano ottimi livelli per un'impostazione di un trend short. Anna, Enrico, come la vedete? Comincia Anna. Comincio io. Io sono una di quelle, tu lo sai, anche in altre occasioni ne abbiamo parlato, ho sempre sostenuto che secondo me ci sarà una ripresa della lira sterlina. Vorrei che te lo ricordassi, mentre stava scendendo. Certo, Perché, certo. Perché spesso succede che vedo le cose troppo in avanti. Ero convintissima della sterlina che si sarebbe ripresa. Fatto che sta in qualche modo avvenendo. Che succede? Che con questo articolo 50 ci hanno fatto impazzire. Non entro in merito alla Brexit. Da un punto di vista puramente grafico, si sta sviluppando sul settimanale una sorta di range che è iniziato a settembre del 2016, più o meno, e che ora ha violato la mediana. Sul mensile siamo in presenza di una candela rialzista i cui minimi stanno ancora reggendo, i cui massimi sono stati violati al rialzo, per cui l'impostazione è tendenzialmente rialzista. Secondo me c'è moltissima speculazione sulla sterlina. Io in questo periodo non la sto transazionando perché la sterlina ha dimostrato di creare un forte sentiment e di riuscire a cambiare strada immediatamente, cosa che a me non piace, cioè se ci si mette del tempo per creare un sentiment che mi dà una certa fiducia e poi in un'ora questo cambia totalmente, non mi piace. Questa settimana è anche una settimana importante per la sterlina. Il miglior consiglio che mi sento di dare a tutti è quello di starne fuori, di aspettare che succeda quello che deve succedere, di avere un segnale forte, chiaro e di seguirlo. Per adesso, secondo me, l'impostazione è rialzista, però fa molta gola voler vendere. Certo. Secondo me, ancora l'impostazione per adesso resta rialzista, nonostante penso a un dollaro forte, penso che la sterlina possa essere un'eccezione. Bene, Quindi bene, bene, bene. Io quoto in pieno quello che dice Anna, però se riteniamo che il dollaro possa essere una valuta forte e la sterlina possa riprendersi, secondo me non ha alcun senso, tra l'altro proprio in questa settimana, tradare su questo strumento. Quindi sono Quello d'accordo con quello dicevo che dici. anch'io. Esatto, su questo sono, no, appunto sono d'accordo su questo assolutamente. Visto che poi siamo in ribadisco quello che secondo me invece è interessante sulla sterlina, perché anch'io non sono convinto che la sterlina continuerà ad essere così bassa per lungo tempo. È interessante valutare invece fare dello stock picking di qualità su titoli denominati in pound, che è quello che, se ti ricordi, Luca, ho iniziato a fare io da Qui, qualche tempo. come ben sai, io sto lavorando su questo e io non vedo l'ora che esca il mio libro perché, insomma, davvero ne vedremo delle belle anche da questo punto di vista. Quindi, Mi non fai voglio l'ultima prolungare. stupidata prima di farti, diciamo, spingere il corso? Dico che comunque dobbiamo farli più spesso i webinar con Anna, perché dollaro yen, del quale abbiamo parlato prima, che mi ha detto se andate a 110,40, durante il webinar non ha fatto altro che salire, e così anche dollaro franco. Quindi io durante questo webinar ho fatto veramente un bel po' di quattrini, È perché la vero, è vero, è situazione è vero. buona. Guarda, Va bene, mi è fa piacere. salito. Anna porta bene, Anna porta bene, Anna bene, porta bene, bene. bene, sì. Siamo contenti, dato che insomma è graditissima su investire.biz. Bene, allora io vi ricordo di nuovo appunto che il giorno 29 c'è il corso di Anna, al quale vi invito appunto ad iscrivervi se volete in particolar modo, oltre che a imparare la tecnica proprietaria di interpretazione del Cot Report, anche ricevere il file Excel che include appunto i 2 anni di database, oltre 2 anni di database per lo studio appunto del Cot.
Io vi ringrazio, vi do appuntamento su investire.biz, grazie Anna per averci fatto compagnia. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti, buona serata e buon lavoro. Buon trading, ciao ciao. Grazie, buon trading a tutti voi.